Eccoci ragazzi, mi trovo davanti alla mia fumetteria di fiducia. Molti mi dicono, ma tu dove vai ogni volta a comprare fumetti? E questa qua è la mia seconda casa. Ah, qui c'è Gianni, uno dei più forti fumatori di sigari, nonché il Alan Ford, cioè, fatto a uomo. Poi abbiamo uno dei miei grandi fan, estimatori, al quale abbiamo già dedicato i lanci laser, quindi insomma uno dei più accaniti fan del canale. Io poi sono più con te, Oliver, però. Lui è la parte seria, teorica, ci capisce tanto dei fumetti. E poi abbiamo Andrea, eccolo qua, colui che ogni tanto mi compra qualche fumetto, poi non mi piace, io riporto, lui giustamente si incazza che dice che, quindi diciamo, lui c'è un po' ardente avvelenato, anche se però devo dire che, dillo insomma, ti ho anche citato, fatto delle citazioni in qualche video, giusto Andrea? Quindi non siamo manco lamentati. Però la parte, e poi qua ovviamente abbiamo tutto il reparto dove Faber, restauratore, insomma, prende i fumetti, riposa, perché giustamente cambio idea 50 volte. E poi la parte succulenta la abbiamo sotto, perché qua facciamo tutte quante le scale. Adesso vi porto nella famosa Batcaverna, dove c'è colui che, insomma, col quale passiamo ore intere a parlare di fumetti, ma di tante altre cose, cioè il caro Luca. Il caro Luca che mi sta... Oddio! Infedele! Tu che strappi e affetti tutti i fumetti, mutato, io una spadata! Mo te gonfio io! Mo t'ammacchio! Vattene! Infedele! Te ne devi andare! Te è tutto Dragon Ball! Hai visto? Avete visto come vengo trattato da colui che dovrebbe in realtà tutelare? Perché insomma... Ecco! Stiamo a giocare, ma fatevi due risate perché non se ne può più. Avete visto, sono stato bersercato praticamente. Sono stato bersercato con la spada di Imen. Quindi ragazzi, vedete questa qua, ovviamente siamo al Forbidden e Luca, insomma, grande, insomma, amico, fratellone, che ovviamente lui fa le live del TG Comics, quindi seguitelo, e per tante altre cose. Cosa vuoi dire a chi segue i miei video? Cosa gli vuoi dire? No, guarda, l'abbiamo detto prima, prendetevi meno sul serio. Giocate, ridete, seguite le vostre passioni, ma cioè, seguitele per conto vostro. Cioè, nel senso, ragionate con la vostra testa, ragazzi. Quindi, dopo questa bella perla di saggezza, noi vi salutiamo. Mi raccomando, fate, se volete, se siete di Roma, venite a trovare Luca, ditegli che vi mando io, così me lo fa pagare tre volte il costo del fumetto, è giusto? È chiaro, per punizione. Quindi, ragazzi, ancora vi faccio una piccola carrellata del locale. Io qua ci perdo le ore intere, a me mi chiamano lo squalo, perché io sto qui, poso i fumetti, prendo i vari Puma Master, come vedete qua, li prendo e poi li riposo, insomma, casino solito, ma la passione questo è. Quindi ragazzi, un abbraccio anche ancora a Riccardo, che vuole i melaggi laser, gli dedicheremo nel prossimo video. Ragazzi, un abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo video.